dal passato al futuro con i piedi ben saldi nel presente. Sembra essere questo il messaggio che la Montepruno vuole lanciare a se stessa e all'esterno con la rinnovata sede di Roscigno. Emozioni e ricordi per celebrare la storia e restituire a soci e clienti una sede rinnovata sono state al centro del taglio del nastro della fine dei lavori nella giornata di sabato. Grande interesse alle tantissime persone accorse ha destato la nuovissima area espositiva museale dal titolo La nostra storia, le nostre radici, un'originale esposizione fotografica delle personalità e dei momenti più significativi che hanno caratterizzato più di 60 anni di storia della Montepruno. Il secondo piano invece della struttura è stato dedicato alla sede della Fondazione Montepruno, sodalizio che opera al fianco della banca nel campo della beneficenza e dell'utilità sociale con uffici e una sala riunioni. Di questo ne ha parlato il direttore generale e presidente della Fondazione, Michele Albanese. Sicuramente vogliamo ripartire dal passato, ripartire da questa meravigliosa sede che si vede rinascere in questi ambienti bellissimi che abbiamo avuto ristrutturare. Dopo 30 anni meritava di essere ripreso, ma meritava soprattutto perché aveva bisogno di dare dignità. Dignità non solo a questo istituto, ma all'intero territorio. Noi l'abbiamo voluto fare, abbiamo dovuto investire perché crediamo nelle sorti di questo territorio. Ci vogliamo credere, so che è retorica, so che è difficile, però siamo convinti che ce la possiamo fare. Oggi parliamo dello spopolamento, parliamo della problematica legata alla viabilità, la problematica legata a tanti fattori come la sanità, però noi ci dobbiamo credere, abbiamo bisogno di riprendere quelli che erano i valori di una volta che abbiamo perso. Certo, siamo un territorio abbandonato, l'abbiamo detto in più circostanze, però bisogna essere testardi e noi lo siamo. Abbiamo voluto questa sede che oggi non è nient'altro che diciamo, il ricordo di tutta la storia della nostra banca e dobbiamo dire grazie e anche riconoscenza a quei 30 coraggiosi che la vollero costituire, all'allora presidente Michele Albanese che volle questo edificio e che poi ne fece proprio la sua ragione di vita e a tante persone che effettivamente hanno dato tanto al nostro istituto. Perché come sempre sostengo, quando uno riceve poi deve dare. Questo è il momento di dare a questo territorio meraviglioso. Altra novità è quella della fondazione. Noi da qualche anno fa, come è noto, abbiamo costituito la fondazione, gli abbiamo voluto dare una sede dignitosa e sicuramente sarà il futuro della nostra banca, anche perché parliamo anche di futuro passando al passato. Perché la fondazione sarà il braccio operativo della banca che farà solo la banca, quindi dall'anno nuovo separeremo nettamente i due ruoli in cui la banca farà solamente la parte finanziaria, mentre la fondazione si interesserà della mutualità, della beneficenza, delle iniziative di cui il territorio ha bisogno. È una novità, sicuramente sarà difficile, però la nostra capacità di penetrazione e di stare sul territorio ci fa convincere che ce la possiamo fare.